Qualche mese fa a Vienna l'Institut für Wissenschaften von Menschen, un prestigioso istituto che a molti di loro sicuramente è noto per le attività scientifiche e accademiche, ha tenuto un convegno pensato da accademici, rivolto ad accademici e quindi centrato su un quesito apparentemente distonico rispetto a quanto stiamo discutendo oggi, ma c'è un aspetto specifico che invece richiamo perché mi consente di sviluppare anche riflessioni molto più pertinenti. Il titolo era con punto di domanda alla fine, che più che lasciare un margine allo spazio al dubbio suona come espediente retorico: c'è una distruzione della scholarly knowledge nel nostro continente, in Europa, di quella che tradurrei approssimativamente la conoscenza scientificamente fondata. È un fatto, io direi che è un fatto, al di là della retorica dei titoli, al di là dell'interesse prevalentemente scientifico di questa iniziativa, come altre, che oggi la tendenza culturale dell'Europa va verso una sfiducia nella scientificità del processo di conoscenza. Ma si tratta, al contrario, di una sfiducia verso la capacità della scienza e del sapere scientifico di prendere le distanze dalle visioni più estemporanee, più emozionali nell'interpretazione della realtà, di non riuscire più, sempre e comunque, ad applicare quel metodo che da Galileo ad oggi ha consentito di produrre e trasmettere sapere e conoscenza, cioè verifica dei dati e replicabilità dei dati e consegna alle nuove generazioni soprattutto di questo metodo, qualunque ne sia il campo. E allora cosa si è rotto? E vengo al punto. Che cosa si è interrotto in questo processo? Beh, si è interrotta anche la scuola, o si è comunque fermata in quel processo di punto di unione fondamentale tra la produzione del sapere, la trasmissione alla società e l'utilità che di questo sapere nella società si è fatto. Lo dicono tutti per qualsiasi cosa: coscienza ecologica e discriminazione, digital divide e interculturalità, multilinguismo e motricità, prevenzione alla salute, insomma tutti questi temi nella scuola devono e possono trovare un bacino, una culla di alimentazione che possa servire per trasmettere questi principi alle generazioni future. E probabilmente è vero che la scuola ha questa funzione olistica. E quindi anche i problemi della scuola italiana, che sono molti e che assomigliano a quelli che, secondo Enrico Berlinguer e Aldo Moro, per citare due grandi personaggi che da diversa prospettiva si sono occupati di questo settore, ecco, questi problemi, questi temi necessitano di una prospettiva lunga, di un investimento di lungo termine, direi di una visione culturale e politica per essere affrontati e messi in prospettiva. Ecco, con questa consapevolezza e con questa, diciamo, visione di sfondo, un mese fa abbiamo pensato di presentare al Paese un rapporto che contiene un progetto educativo e una visione complessiva della scuola italiana, di così come la vorremmo, di così come vorremmo potenziarla nei suoi punti di qualità che esistono e che anche nei loro interventi sono stati puntualmente citati, di come vorremmo anche emendarla laddove è necessario nei punti di debolezza che comunque, di cui comunque siamo consapevoli. Che non domani sia veramente necessario un nuovo patto educativo nel nostro Paese, e che questo patto debba essere basato sulla revisione organica e per certi aspetti radicale del funzionamento del nostro sistema di istruzione, purché esso sia ispirato ad una visione complessiva e sia intimamente collegato a quella scholarly knowledge a cui voi tutti assegnate e assegniamo ancora una funzione fondamentale. Ci vorrà molto tempo, ci vorranno anche risorse, ci vorrà forza politica, determinazione, ne siamo molto consapevoli. Ma intanto un risultato, un piccolo risultato l'abbiamo ottenuto. Questo piccolo risultato è una consultazione che è in corso, che fino alla metà di novembre vede tutte le forze del Paese, tutte le forze anche tipicamente non vicine e necessariamente vicine al mondo dell'istruzione, dibattere e discutere su quali elementi possono essere utilmente modificati e su quale scenario noi dobbiamo cercare di organizzare il nostro lavoro e la nostra agenda.
i contenuti che la scuola italiana trasmette e i metodi con cui li trasmette, trasformandoli in conoscenza, cioè quella capacità di leggere la realtà che circonda ogni bambino, che poi da adulto dovrà mantenere come tale, e competenze, cioè quelle abilità specifiche di dare soluzioni a singoli problemi, il problem solving, e quindi soddisfare adeguatamente sia la domanda sociale che la domanda economica e di sviluppo. Se dovessi sintetizzare la missione della scuola, mi perdonerete, con una semplificazione e una banalizzazione, io direi che a scuola ogni bambino diventa una persona. Questo è il percorso che ognuno di noi ha fatto e che sta alla radice della nostra storia individuale. E allora il funzionamento di tutto il sistema, dai luoghi e dai metodi della didattica, dalle condizioni contrattuali con cui chi è ingaggiato nell'insegnamento, che è la principale base ovviamente di questa attività, ha possibilità di fare al meglio il proprio mestiere, di chi dirige o fa funzionare un istituto, tutto deve essere orientato all'assolvimento il migliore possibile di una missione educativa. Ecco, il principale compito della scuola, dobbiamo, mettendo insieme tutti i segmenti disciplinari, tutti i differenti punti di vista che poi si compongono anche in un quadro naturalmente unitario, deve riportarci alla missione fondamentalmente educativa del nostro sistema di istruzione, altrimenti succede quello che è successo anche nella storia italiana, ma non solo nella storia italiana, cioè la scuola diventa un luogo di sterili rivendicazioni o peggio di accanimenti normativi su singole questioni. Invece imparare a insegnare all'altezza del compito ci sembra e mi sembra il punto di partenza da cui lanciare una nuova sfida al nostro sistema, e ammetto, sono per loro natura due processi dinamici e devono restare per definizione processi dinamici e devono quindi rispondere a una necessità, nel nostro caso imperiosa, di aggiornare gli obiettivi della loro dinamicità e della loro funzione didattica. Io parlerei di una nuova alfabetizzazione necessaria, sono stati citati anche i dati, diciamo, che dimostrano come nel nostro paese ci siano carenze che dobbiamo considerare nel ridisegnare il piano educativo a partire dalla scuola primaria. Ne cito alcune fondamentali, ma non limitandomi a queste. Nel sud Europa, in Italia in particolare, non si conoscono abbastanza le lingue straniere. In una società ormai ispirata a principi di mobilità necessaria e virtuosa, e in una società in cui apprendere una nuova lingua è, da un lato, direi culturale, antropologico, ancora il viaggio importante verso una nuova cultura, verso un arricchimento dell'individuo, ma è anche una necessità, è anche un passaporto, direi, per l'ingresso in paesi che sono all'interno del quadro europeo comunque una dimensione domestica. Non conosciamo a sufficienza la nostra lingua, non conosciamo a sufficienza l'italiano, i tre punti indicati da Francesco Bruni riassumono obiettivi didattici, ma riassumono anche la necessità di rifare dell'italiano, della sua potenza argomentativa, della sua potenza anche di decodificazione della realtà, un elemento fondante della nostra didattica. Non conosciamo i linguaggi matematici, perlomeno non così a fondo e non così a sufficienza, in un'epoca in cui siamo sommersi dai dati, in cui la gestione dei dati diventa anche il volano e l'elemento di governo delle cosiddette catene del valore. E infine la digitalizzazione, i nuovi linguaggi associati alla rete, in un'epoca in cui le architetture digitali gestiscono sempre di più e sempre più ampiamente parti, direi, fondanti della responsabilità di fornire a tutte le scuole i docenti di cui hanno bisogno. E per questo un tratto qualificante, molto discusso anche recentemente nel dibattito che si è aperto del nostro progetto, riguarda l'assunzione di quei 150.000 insegnanti che ogni anno, il 1° di settembre, a turno, sono assegnati variabilmente in una scacchiera mobile e in un'instabilità definita, predefinita, e che costituiscono finora un problema, dall'anno prossimo ci auguriamo una delle soluzioni. Abbiamo anche la responsabilità però di far sì che questo piano assunzionale vada di pari passo, immediatamente, simultaneamente, con un nuovo modo di concepire l'avanzamento nella carriera e di concepire il miglioramento
nella formazione e nell'aggiornamento delle competenze. Tutto quanto è stato detto oggi, gentili soci, caro Presidente Maffei, credo che abbia un suo vero senso se questa catena virtuosa che mette insieme un'istituzione come questa, le università, le scuole, il mondo che circonda le fondazioni, gli enti territoriali, diventa una catena di sistema che funziona per far funzionare una scuola. Ha la responsabilità di formare su base permanente e obbligatoria i nostri docenti, i nostri studenti all'innovazione, perché l'innovazione è il principio fondante che ha fatto sì che nel paese di Maria Montessori, di Don Lorenzo Milani, di Loris Malaguzzi, di Don Bosco, e potrei continuare, si sia arrivato anche in momenti difficili a rimettere dentro la scuola una responsabilità politica, culturale, sociale, fondante. E guardate, di innovatori silenziosi, io lo chiamerei così, ma li avete scoperti, credo, andando, e ve ne siamo tutti veramente molto grati, in giro per l'Italia, di innovatori silenziosi ce ne sono tanti che, come dire, mettono la loro volontà, la loro originalità, il loro punto di vista in un appassionato, comune e operoso lavoro che va nella direzione dell'innovazione didattica. Ma noi dobbiamo valorizzare e mettere in rete, come ben avete detto tutti, dando loro un ruolo di guida decentrate, questi innovatori silenziosi, e quindi farne quella linfa che ci porti sia al completamento degli obiettivi didattici, alcuni di quelli che ho citato, di acquisizione di nuove competenze, sia alla restituzione di un valore educativo fondante della nostra